Buonasera, mettiamoci comodi. Allora, un saluto all'altro fratello povero. Però ti devo dire una cosa, io sono più povero di te, perché tu non c'è l'assillo dei pagamenti dei debiti, io invece ce l'ho. Quindi alla fine, fra i due, chi è più ricco? Sei sempre tu, perché non c'è. Non c'hai debiti, quindi come vedi, stai meglio tu. Vado. Detto questo, annullato il discorso del 31, andiamo avanti e leggiamo degli stati. Vediamo che oggi non ti ho letto nulla. Vediamo, ce ne dovrebbero essere parecchi. Allora, iniziamo dalla ciccia. Non importa quanto e nemmeno quando, per chi sa aspettare, c'è sempre un meraviglioso arrivo. Le cose belle hanno il passato lento. L'ho già letta questa. Sorridere è il modo migliore per affrontare ogni problema, per schiacciare ogni paura e per nascondere ogni dolore. E quindi questo è il senso della vita. E noi sorridiamo, cuore mio. Poi, se tutto fosse facile, nulla sarebbe interessante. Un uomo fa la domanda, no? Dice, ti trovo bella, ti sei rifatta qualcosa? Sì, una vita. Vediamo quest'altro. Una delle migliori sensazioni al mondo è quando abbracci qualcuno e lui ricambia stringendoti più forte. Ciò che non mostri affascina chi vuole scoprirti davvero. Il resto è di tutti. Non è tutto ciò che stringi nella mano, ma è tutto ciò che tieni stretto al cuore. Eccola, Cincia. Questa è una frase, non lo so perché. Quante possibilità ci sono che ci rincontriamo? È una percentuale così bassa che statisticamente viene definita irrilevante. Al cinema? Lo scemo. Ho pagato la palestra per 4 mesi e finora non ho visto nessun risultato. Penso che andrò di persona per vedere cosa sta succedendo. Buonanotte, dice, finita anche questa giornata, ma non i sogni, non le speranze. A domani. Amo la gente un po' folle, gli abbracci improvvisi, i gesti spontanei, i sorrisi gratuiti. Chi saluta per primo, chi ti regala attenzione, chi ti punta gli occhi negli occhi mentre ti parla. Amo chi si butta nella mischia, chi apre le danze, chi si ubriaca di emozioni e ti contagia di gioia.
Questo l'avremmo già letto, vabbè, con il fatto del bambino che va a comprare il pane, si ricorda che si mangiava un pezzettino ed era il companatico, insomma. Va bene, cuore mio. Allora, questi sono gli stati di oggi. È passata pure quest'altra giornata, cuore mio. Qua il tempo vola, 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 vola. Sei in dialetto, come si dice? Qua ci struci e la processione a Gani. Lo dico di nuovo, la cira si struscia, la processione a Gani. No, è un detto altamurano, praticamente dice, qua stiamo fermi e quindi il cero praticamente si consuma, però la processione non cammina, è tutto bloccato, è tutto fermo. Ecco perché si dice così. La cira si struscia, la processione a Gani. Va bene, quello mio. Senti, oggi è una giornata, vabbè, a parte movimentata per il discorso di Giuseppe, lavorativamente niente di che, giusto un paio di telefonate, niente di che, insomma, tutto tace, tutto va in silenzio, tutto procede regolarmente con calma, ma molta calma. Ecco perché si dice la cira si struscia, è la processione a Gani. E niente, poi non c'è altro da dire, insomma. Beh, mi raccomando, a te, cuore mio, oggi sicuramente hai fatto tutte queste terapie alle gambe, hanno fatto bene. Senti, a proposito, ma poi la febbre, niente più, la sensazione, il vomitino che hai fatto, niente più, tutto a posto, è tutto ripartito normale. Hai questa fame pazzesca e io ti invito comunque a dire al medico che hai questa fame, specialmente al dietologo, che forse ti abbondano un po' di più le porzioni, però ovviamente non fare di testa tua, mi raccomando, chiedi sempre prima di fare qualcosa. E niente, vediamo un po', domani penso che mi faranno sapere. O faranno sapere l'anto con questo discorso, se no comunque per gennaio prenotiamo e come vuole andare andasse, insomma. Non c'è più da aspettare, anche perché voglio dire, prenotando adesso qualche occasione la dovremmo riuscire a trovare con tranquillità, insomma. Anche un piccolo alberghetto, un B&B, cioè non è, basta pure che ci fermiamo un sabato e domenica, magari arriviamo la mattina di sabato presto. E così abbiamo tutto il sabato e tutta la domenica per venirti a trovare. Quindi, arrivato a questo punto, vediamo solo quest'altro coso cosa mi dice, e poi dopodiché ci muoviamo nelle prenotazioni. Va bene, cuore mio? Po' di pazienza, cuore, purtroppo non è colpa di nessuno, non è colpa tua, non è colpa mia, non è colpa dell'anto. È proprio il periodo che è di merda, infatti come vedi anche i casi adesso stanno pure aumentando a dismisura di nuovo. In Lombardia tanti, tanti, tanti proprio. Vabbè, la Lombardia, Milano è il centro del mondo, il centro dell'Europa, non del mondo. Quindi alla fine comunque c'è molto via va di gente e quindi di conseguenza è normale tutti questi casi. In Inghilterra è pazzesco, 78.000 contagi oggi. Allucinante, allucinante. Il picco maggiore che avevano avuto durante le fasi pre-vaccino era stato 68.000. Adesso col vaccino addirittura sono arrivati a 78.000. Però dicono anche che comunque i tamponi fatti erano comunque molto meno prima rispetto ad adesso. Va bene, cuore mio, sembra vedere che non ce ne usciamo più da sto cazzo di Covid. Va bene, speriamo bene, tanto io comunque la terza dose la vado a fare il 10. E comunque farla è meglio, si sta più tranquilli, insomma. È ovvio, puoi essere contagiato lo stesso,
però comunque in maniera molto più lieve, più lieve, più leggera. Va bene, cuore mio? Beh, ci sentiamo dopo, aggiornami su qualche dato, qualche notizia, qualche cosa, ok? E niente, ci sentiamo dopo per la buonanotte. Ok, cuore mio? Ancora mio fratello, un abbraccio forte forte e tanti baci. E ricordati, baci si struggono, la processione d'angani.